Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video. Per celebrare i 100 anni dalla fondazione del Corpo degli Arditi, corpo di incursori specializzati dell'esercito italiano nato all'interno della Prima Guerra Mondiale, il giornale ha deciso di pubblicare questo libro, Il mio cuore fra i reticolati, di Mario Carli. Dunque, Mario Carli è un personaggio senz'altro interessante perché fu lui stesso combattente tra gli Arditi, proprio all'inizio dell'avventura di questo corpo. Politicamente si inquadra all'interno del fascismo, prese parte alla fondazione dei fasci di combattimento nel 1919. Dal punto di vista letterario è vicino ad Annunzio e è vicino alla nascita del movimento futurista assieme con Marinetti. Questo libro è stato scritto nel 1918, mi pare, se ricordo bene, ma vide la luce, fu pubblicato soltanto nel 1934, quindi ebbe il tempo di rivisitarlo. Infatti non sono poche, però all'interno ci sono alcune correzioni, alcune interpolazioni che poi sono state, si vede, aggiunte dopo, che fanno riferimento soprattutto al periodo fascista. Dunque, di che cosa parla questo libro? Prima di tutto è un libro molto corto, sinceramente non saprei nemmeno se chiamarlo romanzo oppure una novella un po' lunga, perché nonostante il libro sia piccolino, cioè di un totale di 237 pagine, questo romanzo non lo comprende tutto, arriva fino a qui, cioè fino a pagina 150, scusate la sirena, fino a pagina 157 esattamente, quindi è solo questa parte, quindi senz'altro non è un'opera voluminosa. Racconta la storia di un giovane, poco più che ragazzo, in età da militare appunto, che si chiama Franco Arbace, che vive una vita un po' così, un po' superficiale, un po' annoiata. Qui si sente un po' molto l'influsso d'Annunziano, in effetti. Sembra di rivedere una versione plebea, diciamo, di Andrea Sperelli del piacere, no? Lui passa da conquista a conquista, sempre alla ricerca di questo amore che non arriva mai. Lui praticamente usa le donne per il suo piacere, ma non riesce mai a innamorarsi di nessuna. A un certo punto lui decide di riprendere in mano gli studi e va a studiare a Ferrara. A Ferrara troverà nella casa di, mi pare una zia o qualcosa del genere, comunque una parente, una ragazza che si chiama Glorietta. E finalmente, piano piano, capirà che si innamorerà di questa ragazza. Dopo una serie di vicissitudini, dove lui, qui si parla un po' della sua, diciamo, dei suoi sentimenti, è molto, molto bello, proprio incentrato su di lui, questo romanzo, proprio incentrato su quello che prova, ed è quasi ossessivamente, proprio, non è scritto in prima persona, però è veramente, veramente tutto imperniato su di lui, su questo ragazzo. Alla fine lui, che era rimasto un po' ai bordi, non si interessava di questioni politiche o di questioni di combattimento, lui, spinto da una lettera che gli aveva scritto questa ragazza, decide di fare dell'avventura militare un po' la sua ragione di vita. Parte volontario per il fronte e poi, mentre è al fronte, sulle montagne del nord Italia, sentirà parlare da un suo commilitone, che è un suo vecchio amico che ha rincontrato lì nell'esercito, sentirà parlare di questo gruppo che si è appena formato di Arditi, che sono degli incursori, appunto, come ho detto prima, specializzati in operazioni, insomma, rapide e di sorpresa, no? E quindi lui entrerà a far parte di questa compagnia, insomma. La trama sostanzialmente è questa qui, insomma, non so se poco. Il libro è diviso in due grandi parti. La prima, che è quella che occupa un po' di più
di libro è quella riguardo la prima parte della sua vita, ai suoi studi, ai suoi rapporti con le donne. La seconda parte è quella di quando lui è di fatto in guerra, si descrivono diversi combattimenti, eccetera. Lo stile di questo libro è abbastanza interessante perché anche questo è diviso più o meno in due parti. La prima parte, come ho già accennato prima, ha questo retrogusto vagamente d'annunziano, anche se non così bella. Non così bella come quella del maestro, diciamo, come quella di D'Annunzio, anche se devo dire che è gradevole, abbastanza raffinata, aulica, il giusto, non esageratamente invecchiata come lingua, però cioè, si sente che si trascina ancora quell'eleganza di fine Ottocento, quindi vuole essere veramente una scrittura abbastanza raffinata. Ci riesce abbastanza, devo dire. Certo, confrontato con D'Annunzio è senz'altro meno pregevole, però comunque si fa apprezzare. Mentre invece la seconda parte, che è quella legata alla guerra, al combattimento, e lì ci sono già un po' più di echi futuristi, lì si parla più nei dettagli dei camion, delle macchine da guerra, delle armi, quindi già un po' più, il tutto è più movimentato, il ritmo è molto più veloce, quindi come lui faceva parte un po' di tutti e due i mondi, anche all'interno del suo libro compaiono un po' queste due versioni. Vediamo se lo trovo e riesco a leggervi qualche pezzettino. Per esempio, quando viene introdotta per la prima volta Glorietta, c'è una descrizione molto bella che ne fa l'autore. Vediamo se la trovo. Scusate per l'interruzione. Eccoci tornati. Ci siamo. Quindi, questa è la presentazione di Glorietta. Dunque, Glorietta era pallida come una martire che stia per staccarsi dalla vita dei sensi. Maura aveva il pallore caldo, olivastro delle meridionali appassionate. Glorietta aveva degli occhi scavati dal pensiero e illuminati dalla bontà. Negli occhi di Maura scintillavano tutte le perfidie e i contorcimenti di un essere sensualissimo. Qui lui lo sta paragonando ad un'altra sua conquista, no? La gola di Glorietta era sottile e lunga e reggeva a fatica una testa espressiva e dolorosa. Maura aveva un collo solido ben disegnato su due spalle da baccante e calamitato. Le vesti di Glorietta erano sete e veli vaporosi, chiare, diafane. Quelle di Maura erano di crespi ricchi di charmeuse marocain e velluto, a colori fondi e cangianti. Glorietta camminava con un passo un po' stanco e oscillante, come chi esce appena da una lotta sostenuta in un'atmosfera di nebbia e di paura. Maura aveva il passo ritmico e sereno delle danzatrici, e intorno a quel passo armonioso sciamavano stormi di brividi e di desideri. Quindi è abbastanza interessante, insomma, quindi sì. Bella anche l'idea di accostare le due persone una all'altra e non solo di descriverne una, ma di descriverle tutte e due partendo da piccoli da confronto e piccoli dettagli. Quindi questo è giusto per avere un'idea dello stile dell'autore. Basta, penso che ci sia poco altro da dire. Se vi interessano storie di racconti militari, questo devo dire che potrebbe anche appagarvi, anche se dirò, se devo fare un appunto a questo libro, devo dire che è leggermente sbilanciato, perché la parte relativa alla sua esperienza militare, secondo me, sarebbe dovuta essere un pochino più preponderante. Mentre invece, soprattutto all'inizio, si perde abbastanza nei racconti delle varie donne conquistate e queste cose qui. Lì, secondo me, si poteva sforbiciare un attimino. Però è l'unico appunto che mi sento di fare. Io l'ho letto in pochissimi giorni, è brevissimo. Quindi, senz'altro, una lettura che è stata gradevole, insomma. Bene. Quindi il mio cuore fra i reticolati, Mario Carli, grazie per aver ascoltato e a un prossimo video. Ciao a tutti.